Amici di Storie Parallele, benvenuti in questa nuova puntata di Radio Clio. Come ogni mercoledì, ecco il nostro appuntamento con Archeologia Viva. Ho ripreso il numero 200, quindi quello relativo al bimestre precedente, marzo-aprile di quest'anno, e vi porterò in un viaggio nell'Italia preromana. A pagina 24 troviamo un articolo scritto da Anna Dore e Federica Guidi. Sugli Etruschi e paesaggio, storia di un binomio perfetto, e questo è il titolo. Allora, ovviamente colpisce moltissimo la foto a doppia pagina in cui è ritratta la bassa valle del Tevere. E in questo articolo, oltre a parlare della grandissima mostra che si è tenuta, teoricamente si sta tenendo perché dovrebbe finire a maggio, però ovviamente, come sapete bene, per l'emergenza sanitaria i musei sono stati chiusi temporaneamente. Comunque parla di delle diverse Etrurie, quindi non una sola Etruria, ma più Etrurie che fecero da sfondo a tutti quei fenomeni che caratterizzarono la lunga storia degli Etruschi. Come sapete, dal X al I secolo a.C. si sviluppò questa civiltà in tutti i suoi fenomeni sociali, politici, economici e anche artistici. Allora, l'articolo è corredato da una quantità di foto incredibili e parte con un'introduzione a quella che è la curiosità per la civiltà etrusca. Ovviamente ha radici molto lontane, parte dal Rinascimento fiorentino, in particolare sotto il regno di Cosimo II dei Medici. Quindi siamo intorno alla fine del 1500 e gli inizi del 1600. Lo scozzese Dempster stila proprio per Cosimo II dei Medici il De Etruria Regali, un'opera che rimase inedita e fu riscoperta solo nel 700 da un bibliofilo inglese, Sir Thomas Cook. Questa rinomata attenzione per l'antichità etrusca fu accompagnata da scavi pionieristici e anche dalla creazione di raccolte pubbliche e da cataloghi. In particolare, quello che smuoveva molto la curiosità era l'interpretazione dell'alfabeto e della lingua degli Etruschi, cosa molto ancora dibattuta oggigiorno, e tutta la questione delle origini. Mi vorrei soffermare a fare un po' una specie di dibattito sulla questione delle origini, ma magari gli dedicheremo un'altra puntata o un articolo di approfondimento col nostro etruscologo Bonechi. Allora, in particolare c'è uno specchietto con anche annessa la foto e parla della tomba 142, che è la tomba rinvenuta sotto Via delle Belle Arti a Bologna, nella necropoli, perché Bologna era una città etrusca, Felsina si chiamava. E durante gli scavi fra il 2002 e il 2005, la soprintendenza archeologica appunto dell'Emilia-Romagna rinvenne un gruppo di sepolture attribuibili sicuramente a un ceto piuttosto elevato per la ricchezza e per il prestigio dei corredi. In particolare la 142 è una delle tombe più significative, più che altro per la complessità costruttiva della cassa lignea. Imitava una struttura abitativa e aveva un pavimento, pareti, il tetto a doppio spiovente, addirittura coperto dalla paglia. Nello ossuario in bronzo sono stati rinvenuti ovviamente resti umani incinerati e che erano avvolti da tessuti e mantello di cuoio. Oltre a questo, nel corredo c'erano anche elementi di bardatura equina e altre armi, quindi questo ci fa pensare che l'attribuzione di questa tomba fosse a un defunto di sesso maschile ed è databile fra la fine del VII e l'inizio del VI secolo. Andando avanti, si apre anche una piccola parentesi su Veio e Tarquinia, cioè i centri che meglio, per così dire, raccontano le varie fasi formative delle città etrusche. E entrambe sono molto significative perché sono sorte su vasti pianori difensivi e nelle vicinanze avevano terreni fertili e corsi d'acqua piuttosto importanti. La posizione strategica
non è da meno perché una controllava l'area costiera tirrenica e l'altra la bassa valle del Tevere, quindi sono sorte con scelte insediative molto simili. Andando avanti sul finire dell'articolo c'è un bello specchietto che appunto richiama al Museo Civico Archeologico di Bologna e alla mostra che appunto come vi dicevo è visitabile fino al 24 maggio, speriamo la possano estendere come data, Etruschi viaggio nelle terme di Rasna. Appunto questo percorso espositivo dedicato a la civiltà etrusca. Come vi dicevo all'inizio del mio intervento, tante Etrurie in una. Infatti, la parte più consistente della mostra è dedicata appunto alle terre dei Rasna. È un viaggio attraverso paesaggi così diversi che comunque incorniciano tutte quelle che sono state le varie realtà etrusche. Si sviluppa in cinque sezioni, appunto per cinque tipi di Etrurie. Una bella notizia è che Viaggio nelle Terre di Rasna continuerà comunque con una esposizione permanente del museo. Infatti, in concomitanza con l'allestimento della mostra, hanno riaperto alcune sale che ospitano questa collezione etrusca, che è la più importante dell'Italia settentrionale. Io sono purtroppo arrivata alla fine dei nostri 7 minuti, spero di avervi messo un po' di curiosità su quello che è il Museo Archeologico di Bologna e su il volume, il numero 200 di Archeologia Viva. Ovviamente ho detto solo pochissime cose di tutto quello che contiene l'articolo. Vi invito a connettervi sul sito di Archeologia Viva per fare l'abbonamento, anche perché se vi iscrivete alla nostra newsletter avrete un codice sconto riservato ai nostri follower e invece di 26,40 euro per 6 numeri, quindi l'abbonamento annuale, pagherete solo 20 euro. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Clio.